Manfredonia News incontra Maurizio Picariello, giunto qui a Manfredonia, nella nostra città, per parlarci un po' della sua opera artistica. In cosa consiste quest'opera, Maurizio? Monologo d'amore, lettura di brani e poesie dai miei tre libri sull'amore, accompagnati da chitarra e voce, una commedia dell'arte, perché poi è anche molto ironica. Quindi la gente se ne va stranamente divertita da un incontro d'amore. Perché secondo te l'amore è un po' il centro della vita di ognuno di noi? Perché questo. La vita è una collana di perle. Le perle rappresentano i vari fatti, i vari aspetti della vita, la famiglia, il lavoro, l'amore, insomma, una serie di aspetti. L'amore è il filo che tiene insieme queste perle. Se il filo si spezza, le perle cadono via. Anche quindi una collana, la più preziosa possibile, dipende da quel filo sottilissimo. Puoi pagare una collana quanto vuoi, ma è il filo la parte più importante. Quello è l'amore. L'amore intesse ogni cosa. Quindi per il sottoscritto non è difficile portare l'amore anche quando si occupa di altre attività che non sono quello artistico. L'amore tesse ogni cosa. Quindi per te l'amore inteso in senso più ampio, in senso lato, rispetto a quello che molti invece credono, che come dire, lo chiudono in uno spazio più ristretto. L'amore è qualcosa che riguarda ognuno di noi, la vita di ognuno di noi. Certo, e poi gli aspetti dell'amore che io tratto nei miei libri con i personaggi comuni, con i problemi concreti, è di diverse forme, quindi non solo l'amore di coppia, uno pensa all'amore e pensa al rapporto uomo-donna, ma l'amicizia è una forma d'amore, non a caso i due termini, almeno in italiano, hanno lo stesso prefisso, amore e amicizia. L'amore filiale, cioè verso i propri genitori o filiale, l'amore per i luoghi, le religiosità, anche su una forma d'amore, l'amore per la musica, anche quello è amore. Come vedi, sono tutte perle, infilate una per una, ma il filo è sempre l'amore. Tu in qualche modo ti colleghi con questo tuo monologo d'amore a qualcosa, qualche opera che già hai scritto, hai fatto, hai Sì, scritto, eccetera? sono i miei quattro libri, sono usciti a partire dal 2009, ma prima di questi, prima di opere letterarie, ci sono state le opere tecniche. Io faccio l'ingegnere ambientale, quindi magari opere squisitamente tecniche, ma anche lì riuscivo, cercavo uno spazio per filosofeggiare sull'ingegneria, che è una materia fredda, fisica, matematica, uno dice lavori in maniera molto logica e razionale. Anche lì si riusciva, come dire, a trovare un po' di filosofia, perché magari in situazioni franose, come sono la materia di cui io mi occupo, per la quale sono pagato e vivo nella società, magari l'intervista la facevi non all'altro tecnico ma al contadino, cioè chi aveva per l'amore per i luoghi. E quindi attraverso l'attenzione di chi sta sul territorio scoprivi come dover trattare il territorio e pianificarlo il territorio. E questo aspetto qui, come vedi, quindi non si tratta di inventare niente, questo fa parte della vita. È solo, come dire, aprire gli occhi e guardarsi le cose. Come sei giunto qui a Manfredonia? Attraverso una serie di passaggi, magari ricordo che c'è stato un gancio, diciamo, tra i monti della Daunia, poi sono arrivato a Lucera, San Severo, insomma mi sono avvicinato a Manfredonia. Questo spettacolo è itinerante, quindi magari chi mi vede questa sera può portarmi da qualche altra parte. E questo è accaduto, stasera accadrà per la 233esima volta in 28 mesi, il che Quindi. significa andare 9 volte in giro. Ecco, quindi ne fai diversi di Una spettacoli, di piccola. appuntamenti. Prima lo si diceva a camera spente, una piccola tournée degli U2 sottodimensionale, ma solo geograficamente, che gli U2 non credo che facciano 233 date. Se fai il paragone con gli U2 vuol dire che hai delle ambizioni molto alte, però, eh. Ma certo, l'ambizione ti deve muovere, l'ambizione è il motore di ogni cosa. In fondo ognuno ha un senso, vuole raggiungere delle cose. Però attenzione, io dico sempre che la mia vita è un treno, non è una stazione ferroviaria, quindi in fondo io quello che voglio lo sto ottenendo già stando qui, io non devo arrivare, io devo solo camminare. Sei un ingegnere, ci hai detto, e stai parlando dell'amore, in qualche modo il tecnico che si sposa con l'artistico. Come si può trovare il punto di incontro tra le E due questa è cose? la seconda cosa che ho detto prima a telecamera chiusa, io ero già schizofrenico, dovevo solo cercare di equilibrare i due lati, quindi avevo l'unica alternativa, se no mi potevo solo perdere. Ok, senti, ancora un'ultima domanda, Maurizio. Dunque, un quadro all'interno del quale ci può essere artisticamente espresso l'amore nelle sue connotazioni più ampie e la cornice più, appunto, dicevamo, più tecnica. Quale delle due parti, secondo te, bisogna focalizzare? Ma il quadro senza la cornice non si mantiene. Bisogna, diciamo, rispettare la parte logica, razionale e quella emozionale, vanno tutte e due insieme. Credo che quello sia la questione dell'equilibrio. L'equilibrio è sempre qualcosa di dinamico, non è qualcosa di statico. Come
contrariamente a come mi hanno insegnato in ingegneria, che c'è una forma di equilibrio statica. No, io credo che l'equilibrio sia una forma di movimento, quindi in fondo io sto cercando di fare solo ed essenzialmente questo. Maurizio, naturalmente la tua presentazione, la presentazione di questo spettacolo deve ancora avvenire, noi ti stiamo incontrando prima dell'evento. Fino ad ora però possiamo fare un po' il punto della situazione. Che tipo di accoglienza hai trovato nella gente, attenzione, culturalmente? È come se la domanda io te l'avessi già fatta prima, però in qualche modo hai trovato apertura da parte delle persone? Ti hanno capito, eccetera, eccetera, oppure qualche Sono andato a ristrettezza. toccare dei tasti in ogni persona che ho trovato e quei tasti toccati hanno sempre aperto delle porte. Certamente noi siamo molto più avanti del nord, si dice sempre il sud, il profondo sud, profondo, si può dire, secondo me bisognerebbe dire il profondo nord. Questi spettacoli, io molti di questi li ho fatti proprio con le prologo, no? Qui sono all'interno della prologo di Manfredonia, li ho Esatto. fatti proprio con le prologo. Ho chiamato in passato due grandi città dell'Emilia Romagna per fare la stessa cosa, mi hanno detto, ma perché lei fa gli spettacoli con le prologo? Volevano mandarmi nelle librerie. No. Dunque, Maurizio, Invertiamo quest'ordine di visione delle cose. scusa se mi permetto, hai parlato della Proloco, dell'associazione Proloco di Manfredonia. Dunque, la Proloco, e possiamo dire le Proloco, non sono solo vendita di mozzarelle. Assolutamente, poi io vengo da parti dove la mozzarella, i formaggi, il vino si fanno, quindi posso garantire che questa non è, almeno questa qui non lo è, ma non sono state neanche le altre che mi hanno invitato. Io ho incontrato fino adesso circa 25.000 persone, ho venduto 5.000 copie dei miei libri, non ho bisogno di nessun politico, infatti non ho nessuno alle spalle. Il mio gancio massimo l'ho incontrato perché presentatovi da un'altra persona, magari l'ho visto oggi di persona e poi è stata tutta una conoscenza virtuale. Non c'è nessuno alle spalle. Quello che io sto facendo, in fondo, non è una cosa, è una cosa alla portata di tutti. Ognuno deve uscire dal suo recinto e andarsi a prendere i frutti dell'albero della vita, che sono per me, per te e per chi ci sta ascoltando. Grazie Maurizio, sei stato gentilissimo e ti Grazie auguriamo buon lavoro. a te. Assolutamente, grazie altrettanto. Ciao. Arrivederci.